Come nasce Spettatori? Spettatori è un progetto che nasce in seno alla Libera Accademia del Teatro per creare un'occasione in più per le persone che si dilettano di teatro, che amano fare il teatro, le quali vengono condotte attraverso il nostro progetto a conoscere in anteprima alcuni spezzoni dello spettacolo che andremo a vedere insieme, lavorandoci su, e quindi attori, spettatori. Sono stati loro, guarda che la televisione non ce lo dice perché ci sono dietro i poteri forti. Tu stai votando a me. Il ridebutto dopo l'interruzione per il Covid di Miracoli Metropolitani di Carrozzeria Orfeo, uno spettacolo importante con tanti attori di una compagnia che usa i linguaggi del contemporaneo. Non c'è tutto, ma sei un idiota! Ma io lo so che ragionare non è il tuo forte, ma sforzati almeno, cosa ti avevo detto del bro? È uno spettacolo che parla di una società futura dove fuori non si può uscire perché, come dire, ci sono dei problemi e quindi succedono delle dinamiche dentro questa casa. Assaggia questi tagliolini alla repre che ho fatto io, forza! Ma che spazio! Assaggia! Oh, adesso la senti la marinatura al cingolo della carne? In contrasto armonico con la dolcezza delle verdure, la senti? Io che cazzo ne so, a me sembra molto più buona la nostra roba precotta. Sì, io t'ammazzo! Tutto il festival ha questa doppia tematica. Da una parte continuiamo un po' la riflessione sulle questioni del rapporto tra teatro e linguaggi digitali, da una parte appunto questa questione della sostenibilità, la cultura della sostenibilità, la sostenibilità della cultura. Quello che sto cercando di farti capire è che la cucina è filosofia, è arte, è fede. Quando tu hai cucinato qualcosa di buono, tu hai vinto una battaglia con il mondo, perché il cibo è benedetto, il cibo protegge, dà conforto, il cibo è cibo. Siamo in verità in uno scantinato con delle fogne che stanno scoppiando, il fetore, il puzzo. Si intona con la tua pelle, invece il mio azzurro, uno splendido azzurro con una puntina di giallo, e sapete cos'è quel giallo? Sole? Bravo, sole! Oggi il mio mondo è pieno di sole, 30.000 follower in 6 mesi. Le notizie che arrivano da fuori, in questa sorta di tana, di rifugio un po' da ratti umani, quindi l'unico spiraglio di luce naturale che si vede è dato da quelle finestre che stanno a bordo marciapiede, quindi si vedono soltanto ogni tanto passare dei piedi, delle presenze, si hanno notizie di quartieri chiusi, di una tensione con l'ordine pubblico, e in verità all'interno c'è un gruppo di persone, ognuno, come dire, un po' borderline, che però sta lavorando alacremente in mezzo ai loro, si può dire, casini della vita, perché hanno avuto l'idea imprenditoriale di buttarsi sulla cucina e le consegne a domicilio. Chiamata in arrivo, numero sconosciuto. Cesare,